Buonasera a tutti e ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Gala Sport, il nostro approfondimento sportivo settimanale. Questa sera Gala Sport arriva a distanza di pochissime ore dalla trasferta di Perugia in terra lombarda, Brescia, vittoria. Mancava davvero pochissimo, anzi il tempo diciamo, di recupero era scaduto, ma i grifoni si sono fatti raggiungere proprio nel finale, un 2-2 che lascia per certi versi un amaro in bocca e che allontana ancora di più il sogno del stesso di riagganciare il treno, ma mancano ancora 7 partite, 21 punti a disposizione. Oggi è arrivato il messaggio del presidente Santopadre che arringa ancora una volta la folla, i tifosi, dicendo che lui ci crede, che tutta la piazza Perugia devono credere alla possibilità di raggiungere questi playoff. Ne discuteremo chiaramente con i nostri ospiti questa sera, cercando di dare un'interpretazione appunto a questo pareggio. Chi, come giustamente magari sottolinea, un pareggio frutto di alcuni episodi negativi, dall'infortunio di Rosati sul gol del 2-1, magari alcune decisioni arbitrali, non ultima quella di far battere il famoso calcio d'angolo, e chi magari invece crede che questo pareggio sia vittima e frutto soprattutto di una tattica rinunciataria del Perugia negli ultimi minuti di gioco. Chiaramente ne discuteremo con i nostri ospiti. Dobbiamo ringraziare ancora una volta Ettore Pedini, che si ospita qui nella bellissima concessionaria Central Car, concessionaria Kia, Citroen e Jeep per Perugia e provincia, ma anche a Terni. Siamo ancora una volta nell'ala Kia, quindi un grazie al nostro amico Ettore Pedini. Io vado subito a presentare i nostri ospiti. Questa sera cambio versante, saluto subito perché è un piacere averlo, credo, per la prima volta a Gala Sport, il collega di Umbria TV e non solo, Fabio Mattelli. Buonasera Ciao Fabio. Andrea, buonasera a tutti. Questa sera Fabio è con noi per dare insomma il suo contributo in termini di commento per quello che riguarda il Perugia Calcio, ma anche come consigliere dei Lussi per quello che invece attiene le questioni di Sì, beneficenza. diciamo esattamente come componente dello staff tecnico Componente dello staff della tecnico, quindi rappresentativa Ussi, perché componente dello staff consigliere è tecnico. una cosa troppo importante. Troppo importante, quindi rettifico subito il titolo che ho dato a Miattelli, però insomma questa cosa, tu saresti un collaboratore di Pisinica. Ahimè. Purtroppo sì, quindi questa cosa non depone a tuo favore, però soprassediamo perché dobbiamo parlare di beneficenza, dobbiamo parlare di momenti conviviali che riguarderà Lussi la prossima settimana, quindi ci sono degli aspetti che parleremo dopo appena il primo giro dei nostri commenti. Adesso continuiamo la presentazione dei nostri ospiti, dobbiamo poi salutare presto Fabio che ha degli impegni familiari, e adesso presentiamo i senatori di Gala Sport, a partire da Roberto Arcangeli. Buonasera Roberto e ben Buonasera ritrovato. Andrea, buonasera a tutti. Vi vedo in forma questa sera, quindi pronti con le opinioni scattanti, così come in formissima il nostro presidente Alessandro Antonini. Buonasera Ciao presidente. Andrea, buonasera. È un piacere avere qui con noi Fabio stasera, ma forse si troverà non troppo bene. La sua fede rossonera è totalmente in contrasto con la fede dei senatori. Per la buona parte dei senatori, cioè, se offende Oh, di quello l'ultimo non conta. Abbiamo detto che di Serie A non ne deve parlare. Gli abbiamo proprio fatto la sottoscrizione, la raccolta delle firme. Quindi lui di Serie almeno di Serie A svizzera ne può A. Ah, parlare. 6-0, 7-0. Parlasse pure e vuole portare Zeman a Perugia. Forse c'è un Comunque momento di confusione. ti faccio i Forse c'è un momento. complimenti per la giacca, come al solito sei un esempio di eleganza per la nostra Grazie. trasmissione e non solo. Buonasera al nostro assessore Stefano Vinti, ben Salve, ritrovato. buonasera, ciao Andrea, ciao. Buonasera, insomma, già frizzantina la puntata di No, vedo oggi. che i ragazzi sono in forma, questo è molto positivo. L'innesto di Fabio produrrà un'ulteriore accelerazione a centrocampo e prevedo che anche per stasera non si annoierà nessuno. Benissimo, un ben ritrovato, un saluto al nostro amico, avvocato, senatore Gianluca Laurenzi. Buonasera, avvocato. Ciao Andrea, buonasera a Oggi tutti. per i bisoliani è stata una giornata un po' dura. Beh, abbastanza, però stavo pensando che se si avverasse quello che il maestro Tedeschini vuole, che di portare Zeman a Perugia, penso che diventeremmo tutti Benissimo, bisoliani. cominciamo bene. Bellissima questa, Cominciamo bellissima. bene. Visto che l'abbiamo nominato tante volte, lo dobbiamo salutare Danilo Tedeschini, collega giornalista di sportperugia.it. Buonasera Danilo. Buonasera a tutti. Che oggi La chiaramente. Dimmi. Lasciamo di lasciamoli parlare, Sono parliamo di altro calcio, di ragazzi. altre cose. Che oggi chiaramente con il tuo editoriale hai fatto chiaramente parlare, perché insomma sei stato abbastanza ficcante come di tua abitudine. Questo è il parterre di Gala Sport, con loro ci confronteremo appena conclusa la parte che dedichiamo ai nostri sponsor, quindi la parte pubblicitaria che ci sostiene. È l'occasione ancora una volta per ringraziare la nostra sigla, poi partiamo subito con Gala Sport. A tra poco.
Continuano a Gala Sport le dispute durante la fase di interruzione per la pubblicità tra Tedeschini e gli altri senatori relativamente alle questioni di Zeman, che ancora è confinato nella bellissima Lugano, ma che, caro Tedeschini, prende, diciamo, ultimamente diverse batoste, anche se penso che il suo quest'anno l'obiettivo l'abbia più o meno fatto, quindi resta... Ancora no! Ancora no, però insomma, è abbastanza vicino. Prima di iniziare i commenti sul Perugia, vorrei dare appunto la possibilità, anche salutando i colleghi che fanno parte del gruppo De Lussi, campione d'Italia in carica con le bellissime recenti finali di Roma, appunto con il Lazio, se non ricordo male, con la vittoria storica che chiaramente ha portato Pisinica ad un livello... Scusa, che fede ha Pisinica? Non lo so. Lo so io. L'ha detto il regista, guarda caso. Juventino. Guarda caso. Sì, però come allenatore è abbastanza discutibile. Quindi... Questo è un altro discorso, non lo so, però vince. Scherziamo, chiaramente Luca è un amico, certo, che stasera diciamo con fatica attendista oppure una tattica propositiva. Beh, diciamo che probabilmente io sono più offensivista rispetto a... quindi già abbiamo capito a come gioca lui, però cioè, dobbiamo anche tenere presente che è vero che abbiamo due fuori quota e che c'è anche qualche ragazzo, qualche collega che ancora gioca nelle categorie più basse, però normalmente quelli che fanno parte della rappresentativa non è che giocano o si allenano, quindi certo, è chiaro che non si può andare all'arrembaggio, se no poi finisce la birra come è finita al Milan, tanto per raccordarmi col presidente, nell'ultima spezzone contro la Juventus. Perché che è successo? Non lo so, dicevo no, me l'ho addormentato. Dopo ho letto che doveva essere ammonito, non mi ricordo espulso chi, ma c'era anche, vabbè, lasciamo perdere. No, dicevo, ecco, la cosa importante per finire, giovedì, allora ci sarà questa presentazione presso il comune giovedì mattina del comune di Masciano, che è stato l'organizzatore di questo evento. Mercoledì, quindi mercoledì prossimo, la partita alle 20:30. Quindi bene, invito tutti a venire, soprattutto chi ovviamente è di quella zona, mascianesi e non, perché credo che anche tecnicamente si possano vedere buone cose, insomma. Bene, chiaramente io mi sono divertito a scherzare, ma saluto tutti, Giommini, Pisinica, tutti gli amici che fanno parte, i colleghi che fanno parte di questa bellissima avventura che tante soddisfazioni porta. Ma guarda, la cosa bella è che quando abbiamo giocato l'eliminatorio contro la Calabria, si sono stupite, ci hanno fatto i complimenti, perché dice è molto difficile aggregare delle realtà così diverse, tra l'altro noi abbiamo gente che proviene da tutte le parti dell'Umbria, no? Certo. Quindi è molto difficile aggregare e andare a fare partite durante i mesi in cui non si gioca. Però tu mi porti un po' portando la testimonianza diretta che quando c'è Pisinica che organizza... No, diciamo che lo sfinimento è assoluto, quindi ti prende per sfinimento. Messaggi, cose, e quindi no, ma... Oggi non è stato così impeccabile, ecco, diciamo così, bene, non, con me, però vabbè, non ti preoccupare. Tra l'altro ha fatto la telecronaca di Italia-Irlanda di calcio femminile per Rai Sport, quindi diciamo che è giustificato. Visti i successi è da consigliare a Zamparini, tanto lui ne cambia una settimana, allenatore, provasse con Pisinica. Ottimo Tedeschini. Quindi Pisinica potrebbe essere il futuro allenatore del Palermo, ma mi pare che Zamparini ha degli allenatori punti molto sul paracadute quest'anno, ho questa sensazione. Però non fa parte del nostro argomento di calcio. Ho capito, ma prossimo. Scusa. Ma scusa. Sì. Finiamo, cioè, leggere, perché noi... Siamo quelli che abbiamo sempre un po' criticato le varie conferenze stampe, le dichiarazioni, eccetera, no? Quando parlavamo del Perù. Leggere oggi che Zamparini, che penso sia un'oscenità nel mondo del calcio, dichiarare che Ballardini è la sua prima scelta come presidente e l'ha esonerato 3 volte in una stagione, cioè, ma, io se ero palermitano, a Palermo non ci veniva più, insomma. Beh, ma in effetti già Zamparini si è scaldato l'ambiente. Sembra che l'atmosfera è abbastanza calda. Sembra prendere in giro la gente, dai. Ai fatti di casa nostra, sappiamo che dobbiamo... Però no, diciamo che hai esonerato Walter Alfredo Novellino, che è casa nostra. Voglio dire che magari Novellino, esattamente del genere, non c'è merito. In linea dicendo, insomma, che è un allenatore antiquato. Il Palermo molto probabilmente sarà nostro avversario l'anno prossimo. Speriamo di no, cioè che noi riusciamo a salire, ma
la vedo un po' dura. Poi dopo ci dirai. Iniziamo a fare il giro sul Perugia. Assessore Vinti, ieri sera Ardemagni, nostro, possiamo dire, nostro sul plurale, pupillo, diciamo come giocatore, abbiamo sempre conosciuto al di là, no, delle varie voci che si susseguivano, possibilità di cessione, cose, abbiamo sempre insomma definito Ardemagni un valore aggiunto di questa squadra. Ieri sera due gol, di cui il secondo molto bello, insomma, gestione della palla, tira ad incrociare, sembrava una partita incanalata verso un risultato atteso e per certi aspetti anche importante in virtù della classifica. Invece? Invece lo sforzo e la dimostrazione delle capacità tecniche di attaccamento ai colori sociali di Ardemagni, bomber dei Grifoni, è stato vanificato, diciamo, da una situazione di impostazione della gara come l'avevamo prevista noi, che si era molto ben incanalata, come hai detto tu, con il doppio vantaggio, anche quando il Brescia ha dimezzato lo svantaggio, diciamo, c'erano le condizioni per portare a termine la gara. Certo, un atteggiamento molto rinunciatario da parte del Perugia. E il fatto che si è fatto schiacciare nella propria metà campo, ha di fatto anche, insomma, non puntato più al possesso palla, ha permesso al Brescia costantemente l'iniziativa, con un aiuto probabilmente un aiuto arbitrale, perché non so se il calcio d'angolo da cui è scaturito il pareggio poteva essere battuto. Insomma, da 0 a 2, a 2 a 2, in una partita anche questa definita decisiva, diciamo che lascia molto amaro in bocca. Però rispetto a quelle che possono essere le considerazioni del giorno dopo, cioè tu sei più tra quelli che magari imputano un certo rammarico per una serie di episodi che magari possono essere anche ricollegati alle assenze, a tante situazioni che si creano durante la settimana, quindi un Perugia sostanzialmente sfortunato, oppure segui più la tesi di quelli che dicono sì, è vero, ci sono stati questi episodi, poi ragazzi, se continuiamo a giocare così, a proporci così, prima o poi può capitare, no, che la partita non la conduci in porto così come vorresti? Questo non c'è dubbio, che il Perugia sia sfortunato non c'è dubbio, ma che, diciamo, in qualche maniera questa sfortuna è come quando piove sul bagnato, è evidente. Cioè il Perugia in termini strutturali è una squadra che in questi mesi ha dimostrato di non essere in grado di imporre una propria visione di gioco. E non a caso abbiamo detto che questo scorcio di campionato, fortunatamente, per un verso segnato anche dagli infortuni, così la formazione la fa l'infermeria e nessuno si confonde, dall'altro, essendo molte gare, anzi più gare fuori casa che in casa, potevano determinare per il Perugia una condizione ottimale, e cioè di non essere costretti a fare la partita ma a subirla, a giocarla in contropiede, avevamo detto che erano le condizioni migliori. Certo, ma se tu vinci fuori casa 2-0 in uno scontro diretto e non riesci a portare a casa il risultato, evidentemente c'è qualcosa di più di una mala sorte, che pure c'è. Benissimo, abbastanza chiaro. Presidente Antonini. Credo che abbia detto tutto Vinti. Beh, cioè, quindi possiamo chiudere, insomma, andiamo a vincere. No, nel senso che non avremmo perso, visto le caratteristiche del Perugia e i risultati che fa fuori casa, era abbastanza ipotizzabile. Però certo, da come si era messa la partita, il doppio vantaggio, l'infortunio di Rosati, e qui non stiamo adesso, per l'amor di Dio, a incolpare Rosati, perché sennò sarebbe clamoroso, visti i punti che ha portato alla squadra in questa annata. Quello che fa male è quello che è inconcepibile, il chiudersi totalmente nella propria tre quarti, nella propria area di rigore. Dopo stava a guardare se 28 secondi o 30 secondi poteva farlo battere, non poteva farlo battere, per l'amor di Dio. Ma questo non è che cambiava
la situazione, cambiava il modo di giocare, cambiava il modo di impostazione che ha nella mente quel personaggio. E ormai è così. E Pizzoli gioca in questa maniera. Abbiamo fatto due gol totalmente in contropiede e poi tutti dietro, tutti lì ad aspettare la fortuna. Io non... Il divertimento non c'è, perché non è che ci divertiamo. E poi dopo, senti, certo, arrivano queste mazzate all'ultimo secondo. Che hai avuto la fortuna di colloquiare direttamente con il presidente Santopadre? No? Io credo che il presidente Santopadre ieri sera sei stato tra gli eletti a poter, o tra quelli che avevano disponibilità ad andarci, no? Ma oggi comunque il presidente è uscito, penso, anche con un comunicato abbastanza forte, importante. Non so se l'hai letto, invita la piazza a crederci, perché forza, onore Perugini, tifosi di Perugia, che ne abbiamo, ne avete molto più di me, sempre con il Perugia, non vogliamo niente, questa è la parte sì, ma queste sono parole scontate che lasciano il tempo che trovano, non molla niente nessuno, sempre l'invito alle tifoserie. Io sono convinto che ieri sera saltavano le sedie dentro lo spogliatoio, perché era un'occasione incredibile per riprendere un'altra vittoria fuori casa, su un campo difficile, su una squadra che era davanti a noi o insieme, e per cui in vantaggio di due gol, e lì subentra la rabbia, la determinazione, l'attaccamento alla maglia, la voglia di portare in porto questa partita in tutte le maniere. E poi è chiaro che succede che anche le partite che si vincono 2-0 si pareggino, oppure qualche volta si perdono anche. La Juve una volta 2-0 col Torino ha perso 3-2, cioè sbagliò il rigore Sala, cioè, sì, quindi non è quello, è l'atteggiamento della squadra in campo. Tutte le domeniche è la stessa identica cosa. Però, ma vorrei, è mai possibile una cosa, non è possibile cosa, insomma, no? Vorrei, poi lo chiedo anche agli altri senatori, poi concludo con Fabio, che tra l'altro ci deve lasciare, sentiremo la sua opinione questa sera. Fabio, tu sei venuto qui a Gala Sport, insomma, comprendendoti anche un rischio, perché sai benissimo che questa è una trasmissione abbastanza pendente verso un certo tipo di critica obiettiva ed oggettiva, che io vado sempre fiero di dire quello che penso, assolutamente, sia Gala Sport che Umbria TV. Ma noi non siamo critici, noi commentiamo sì, quello che succede che sul campo. È diventata stucchevole il parlare sempre del modo di stare in campo della squadra di Pizzoli, cioè non ce la facciamo più, almeno io non ce la faccio più, ma veramente, cioè non è possibile, insomma. Ma tu ti puoi difendere anche con la linea della difesa a tre quarti di campo tua, invece che dentro l'area. Ma l'ultimo quarto d'ora, ragazzi, eravamo 10 persone dentro l'area e Ardemagni solo là davanti, se l'avete vista bene. 10 persone dentro l'area. Ma è una cosa concepibile? Allora, a fronte di questo, io voglio chiedere anche agli altri senatori. Ma si può vincere lo stesso, Ma per carità. Però vediamo queste cose, che sono chiaramente cose oggettive, perché il campo, diciamo, tutto possiamo dire, che meno che il campo sia frutto di interpretazione, quello che il campo dice, al di là di un episodio, di solito può essere una votazione. Però continuiamo a vedere poi i giorni successivi giustificazioni, proclami, annunci, stiamo tutti uniti, ma anche per un gusto di ogni tanto, no, di dire... Guardiamo in faccia la realtà, magari come dici tu qualche volta, qualcuno che si arrabbi, magari dica no, così non si può, è ora magari di cambiare atteggiamento, non si possono affrontare le partite in questa maniera. Ha avuto il coraggio di dirlo. L'ho fatto Ardemagni. Ma e voce secondo me ha sbagliato. Ecco. E poi ti dico. No, spiegalo perché ha sbagliato Ardemagni. Allora, in momenti non sospetti, io personalmente, ma tutti noi, abbiamo lodato Ardemagni, perché era quello che ci ha tenuto a galla con i suoi gol in momenti bui. Abbiamo detto che molte volte proprio lanciava il cuore oltre l'ostacolo, perché faceva il domatore di palloni, eccetera. Ieri il rammarico c'è stato, perché in una serata di grazia di Ardemagni, che ha segnato due gol, ne ha segnati anche tre, anche se purtroppo era mezzo metro un fuorigioco, però era un'evidente serata di grazia, non siamo riusciti a capitalizzarlo. Poi però Ardemagni, davanti ai microfoni, va a dire dei concetti giusti nel contenuto, ma che secondo il mio modesto parere andavano detti all'interno delle mura dello spogliatoio. Sì, non andavano detti da però, un giocatore alla stampa. Questo io l'avrei accettato la seconda giornata di campionato, ma la 35esima, dopo 8 mesi di continuo atteggiamento
di un certo tipo dal punto di vista calcistico, di continue frasi, promesse, l'autostrada, l'A45 e arriveremo qui. Cioè, alla fine, di fronte a una cosa del genere, prima o poi anche una persona normale, anche un angelo in paradiso sbotterebbe. E io voglio sapere come probabilmente si può ancora continuare a tenere sto, questo che definisco. Probabilmente in base anche a notizie che demmo, che desti, anzi te. Sì. Un po' di tempo fa, lui probabilmente c'aveva qualche sassolino che ancora gli era rimasto dentro lui la scarpa. Penso anche qualche buon mattone di Briziarelli, ecco, delle fornaci di Marciano. Ecco, gli era rimasto, dentro la scarpa. Al di là di questo, però, la partita di ieri, con tutte le cose che è stato detto sia dal senatore che dal presidente Antonini, però essere rimontati di due gol. L'hai già promosso, Vinti, già il senatore. Eh? Ma adesso il voino scioglie il senato. Per questo. Ma noi lo impediremo con un referendum. No, io prima, scusa, apro e chiudo parentesi. Io prima stavo pensando che il caro Stefano Vinti non ci ha abituato a tutti che gli danno ragione. Perché negli ultimi 5 anni gli è andato tutti torto. Quindi ci ha abituato che qui tutti. Comunque, al di là di questo. Essere rimontati 2 gol ci sta. 2 settimane fa è successo alla Juventus. Il Milan in una finale Champions League si è fatto rimontare 3 gol. Cioè, fa parte emerge dello sport. Emerge questa tua vena bisoliana questa sera. No, nel senso, ma io ho premesso dicendo che la disamina che è stata fatta da chi mi ha preceduto è giusta. Però, quello che io dico, io ho letto, per esempio, anche ieri sera commenti oltremodo critici nei confronti di Rizzo. Rizzo ha sbagliato in quell'ultima azione a non tenere la palla, a non far trascorrere il tempo, è arrivato lì, ha tirato e di fatto ha donato la palla agli avversari, una cosa che per esempio nella pallacanestro è l'ABC, tenere la palla e non donarla agli avversari. Ma la stessa critica è stata fatta 2 settimane fa a Leonardo Bonucci, top player e difensore della nazionale. Cioè, quello che voglio dire, può succedere, Era Evra, comunque sempre top player si tratta, ecco. Assolutamente. Va bene, cioè, accettiamo la disamina, la ringa della Bucatella. No, vabbè, ma avrà fatto sicuramente sue riflessioni, come mai Rizzo e non Molina, che abbiamo visto disimpegnarsi benissimo da terzino, quindi ergo che Molina abbia caratteristiche decisamente più difensive se si vuole impostare una partita sulla conservazione rispetto a quelle che ha Rizzo. Certo. Cioè, chiaramente possiamo fare mille discorsi. Io credo che per il Perugia ormai i playoff, lo dico tranquillamente, siano una questione molto molto difficile, perché dovrebbe vincere circa 5 partite delle prossime 7, quindi. E poi non lo so, ai playoff una squadra che, come ha detto Ardemagni, non lo dico io, effettivamente qualche volta dimostra, nota problemi di personalità, non so dove possano portare. E allora io credo, discorso e chiudo, maturo deve essere, le critiche ci sta, i tifosi devono accettare, anche i bisoliani, i camploniani, ai quali io non mi schiero né con gli uni né con gli altri, devono accettare che ci sia una critica, perché c'è dappertutto, perché se si va a Roma c'è la critica anche quando la Roma vince 6-0, quindi voglio dire, di che stiamo parlando? Però il fatto è che il Perugia in questo momento ha i giocatori determinanti che sono giocatori di proprietà, novità rispetto all'anno scorso, non bisogna smantellare tutto, è una squadra che fra un mese e mezzo andrà puntellata e centellinata, se riusciremo a farlo non possiamo che guadagnarci, fare un altro anno di Serie B non mi pare un dramma. Assolutamente. Quindi voglio dire, il problema critica. Mi sembra, tu hai centrato secondo me un aspetto importante, ma per contro mi sembra un problema in questa gestione, diciamo, societaria sportiva, perché ogni anno, appunto, ti sappiamo dico, benissimo. Era riferito a quello, cioè cerchiamo di non smantellare e di togliere i pochi difetti che tutto sommato ha questo organico, perché non dimentichiamoci, c'è fuori gente come Percic, come Parigini, come Volta, ieri c'erano tutti, poi a parlare, lasciamo perdere l'aspetto della febbre 39 per una settimana, che io se ho la febbre 38 già prendo la tachipirina, non vedo come un giocatore... Sembra sia stata un'epidemia di placca alla gola, varicelle... Lasciamo stare, questi sono discorsi, possono essere anche di lana caprina,
Però io penso che la partita alla fine della fiera si poteva vincere lo stesso, anche se la tattica è stata difensivistica, cioè bisognava stare attenti, marcare i giocatori, non lasciarne 5 sul secondo palo liberi di poter correggere di testa l'assist di Caracciolo sul quale Brescia gioca sempre. Assolutamente. Noi ti ringraziamo, sappiamo che dobbiamo liberare, ricordiamo mercoledì prossimo c'è questa partita di beneficenza Marsciano che vedrà impegnata la rappresentativa dei giornalisti sportivi dell'Umbria Lussi contro le vecchie glorie del Marsciano, a cui prende una parte anche Marco Bocci, l'attore, forse Marco Materazzi, ex giocatore. Tra l'altro, se può darsi anche, perché stiamo aspettando la risposta, ma ci dovrebbe essere un grifone, perché è stato chiesto al Perugia la possibilità che un grifone venga ad effettuare la premiazione e a consegnare il trofeo. Quindi Perugia sarà impegnato martedì, se non sbaglio, nella trasferta. Ma non di questa sì, martedì la prossima settimana. Quindi quello che non sarà convocato, immagino. Sì, oppure vabbè, mercoledì sera. Mercoledì sera, qualcuno, vedremo. Ve lo auguriamo, noi che non riusciamo neanche a vederli da lontano, i giocatori del Perugia, se non dalle tribune. Grazie Fabio, grazie, noi ti aspettiamo presto, un saluto e un buon lavoro. Grazie a voi e buona continuazione. Porta anche grazie. Un saluto a Sergio Fabiani, il collega senz'altro, di cui spesso senz'altro. Siamo ospiti con grande piacere. Grazie Fabio grazie. Mattelli, allora, nel frattempo che Fabio esce lo studio vorrei sentire Danilo Tedeschini, poi Roberto, poi mandiamo un servizio per spezzare un po' le nostre opinioni. Allora Danilo, credo che si sia detto tanto, tu oggi nel tuo editoriale sei stato abbastanza chiaro, sì, hai riconosciuto questa serie di aneddoti negativi che hanno sicuramente condizionato il risultato e poi portato al pareggio, però diciamo che tu sei più dalla parte di quelli che dicono che un po' il Perugia se l'è cercata, no? Con il suo atteggiamento, con il suo modo di gestire la partita. Tra l'altro Fabio giustamente ha già citato dei numeri, tu prima della trasmissione ci hai fatto una tabella di marcia verso i possibili playoff, mi sembra che sia una tabella abbastanza impegnativa. La classifica parla chiaro, le ottave sono Entella e Novara e hanno 54 punti. La proiezione delle prossime 7 partite, la media attuale fa 64,8, quindi Perugia, siccome è in svantaggio con tutte le squadre che stanno dentro i playoff, non è svantaggio con le prime, ma quelle vanno in Serie A direttamente. Con le altre sono tutte in svantaggio, deve giocare ancora col Novara, ma per andare in vantaggio deve vincere 4-0 a Novara, e sinceramente mi sembra un po' difficile. È in svantaggio col Bari, ma bisogna vincere 2-0 a Perugia, perché poi la differenza reti a parità sarebbe negativa, ma il Bari è quella più in alto di tutte perché è 9 punti avanti, quindi diventa un po' difficile. Ecco, per cui bisogna arrivare a 65. Arrivare a 65 significa fare 17 punti, 5 vittorie e 2 pareggi, non perdere più. Questa dovrebbe garantire, i 17 punti potrebbero garantire l'ottavo posto. Siamo in grado di uscirci? Con un atteggiamento come quello di ieri, io penso, però dico di no, perché sinceramente vedere una squadra che dal gol annullato di Ardemagni, che è stato intorno al 13°-14° del secondo tempo, non ha più tirato fuori il muso dalla linea di centrocampo, con un atteggiamento assurdo, con errori di sostituzione recidivi, perché se noi eravamo andati in vantaggio 2-0, il merito, oltre che al grande Matteo, come ho scritto nell'editoriale, è anche di Aguirre. L'avevamo detto martedì scorso, è la partita a Bisoli questa, perché lui si mette dietro, sfrutta la velocità di gente veloce come Aguirre e può far male a una difesa ballerina come è stata sempre, come sono quelle squadre di Boscaglia. E lì Aguirre infatti si era inventato il primo gol, facendo la fuga e servendo Ardemagni. Era stata sempre una spina nel fianco. E come a Cesena, quando vincevamo 1-0, anche se a Cesena c'era stato il discorso dell'inferiorità numerica, quindi bisognava comunque premunirsi a fare una difesa un pochino più per sostituire il Percic che era stato espulso, il centrocampo, mancava un uomo a centrocampo. Ieri non c'è stata nessuna espulsione. Si va a togliere l'unico contropiedista della squadra, perché Drolet, anche lui rapido, era comunque
alla prima partita dopo tanto, aveva sostituito Guberti, quindi era una sostituzione, come si dice, scolastica. Da lì è chiaro che il baricentro della squadra si è spostato indietro di 30 metri e se siamo stati chiusi. Poi il gol è arrivato al minuto 94-20-14 e sono d'accordo che doveva essere, la partita si doveva concludere al 93esimo. Però questo può succedere e soprattutto non si deve mettere in condizione una squadra come il Brescia, che fa della fase offensiva la sua fase migliore, a dominare la partita in quella maniera, perché se siamo stati sfortunati, come ha detto Fabio, col palo di Spinazzola, siamo stati altresì fortunati che al nono del secondo tempo Embalo, sempre solo, con una difesa svagatissima, perché ieri sera era molto svagata secondo me la difesa, ha colpito un palo interno, e se Brescia pareggia quella partita come andiamo a finire? Potevamo vincere noi, ma visto il trend di rimonta... Mi sembra chiaro la tua disamina, solo per fare un pochino mente locale le ultime 7 partite che aspetta il Perugia. Adesso ci sarà sabato l'Avellino in casa, giusto? Poi si avranno... Poi martedì c'è il turno infrasettimanale a Modena e lunedì l'altro, la seconda trasferta consecutiva, scontro diretto a Novara. Poi ci sarà il sabato c'è il Bari in casa e le ultime 3 partite sono Livorno fuori, Pro Vercelli in casa e chiudiamo a Vicenza l'ultima partita. Quindi insomma mi sembra un calendario abbastanza variegato. L'unica partita che non è più uno scontro diretto per demerito dell'Avellino è proprio quella di sabato. Roberto. Le altre sono... o partite con squadre che stanno lottando per non retrocedere o per non che puntano. Faccio una conclusione breve. Ha detto giustamente bene Danilo, il giocatore più pericoloso da parte del Brescia durante tutto l'arco della gara è stato Embalo. Io mi aspettavo comunque da parte di Bisoli, che è un giocatore che comunque cura particolarmente la fase difensiva, mi aspettavo comunque una cura particolare nei confronti di questo giocatore, tanto bene l'allenatore avversario non è uno sprovveduto, l'ha messo dalla parte dove forse noi siamo dal punto di vista difensivo più carenti. Mi aspettavo comunque che si potesse fare qualcosa per fermarlo, perché è stata una spina costante nel fianco del Perugia durante l'arco di tutta la gara. Complimenti a Caracciolo, perché non mi aspettavo che fornisse, tra l'altro non doveva nemmeno giocare, ha fornito una prestazione veramente di grosso livello, perché è stato veramente il giocatore in più, penso, da parte del Brescia. Caracciolo fa la sua parte. Dato che comunque non mi posso astenere da una critica, nemmeno io, non capisco per quale motivo l'allenatore a pochi minuti, a pochi secondi dalla fine della partita era rimasto un cambio, ma spendilo l'ultimo cambio che c'hai, spezzi il ritmo al Brescia. Io mi aspettavo, ho chiesto a chi guardava la partita con me ieri sera, chi c'era al mio fianco, ma i cambi li abbiamo finiti, perché non, cioè veramente la fase era diventata concitata, ma aspettavo che quantomeno con un cambio si potesse spezzare il ritmo al Brescia, che stava giocando le ultime carte. Detto questo, per il resto, dopo la disamina è stata talmente tanto accurata, talmente tanto attenta, che posso aggiungere ben poco. Mi dispiace per Rosati, ha fatto un errore, è uscito convinto di prenderla, qualche volta può succedere, l'ha calcolata male e poi è rimasto imbarazzato, mentre era in aria si è reso conto che la prendeva più. Mi è dispiaciuto molto, perché sono quelle incertezze che purtroppo nell'arco di una stagione in portiere quei 3 o 4 errori glieli puoi concedere, perché le partite sono veramente tante, ma non... Certo. Poi sono d'accordo con quello che hai detto, 3-4 errori. Ne parliamo dopo. Per Arrimagni mi è dispiaciuto, perché ci ha avuto anche la palla per chiudere la partita, ci ha avuto una palla sulla testa ottima, peccato che ha voluto fare il colpo cercando il secondo palo, bastava che l'impattava diretta e faceva gol. Parleremo anche di Arrimagni dopo, perché sono curioso di coinvolgervi anche su questo argomento. Adesso spezziamo un po' il ritmo delle nostre opinioni con un servizio relativo a un calcio, un sogno senza frontiere,
che si è tenuta ieri in presentazione di un evento. I due ragazzi delle favela di Santa Marta di Rio di Janeiro hanno potuto allenare, si sono potuti allenare con il Perugia, con la Ternana, quindi c'è stata una bella presentazione in regione, hanno presenti i dirigenti di entrambe le squadre, questi due ragazzi, il servizio realizzato dalla redazione di Avinews. Chiaramente ringrazio anche il Perugia Calcio nella figura di Francesco Baldoni, valente addetto stampa del settore giovanile, è stato anche della prima squadra, Francesco, insomma, dirigente importante di questo Perugia, a cui auguriamo presto di tornare a ricoprire il ruolo che secondo me merita e di cui già in tempi non sospetti avevamo parlato. Ma guardiamoci questo bel servizio che racconta un calcio diverso, quello dei sogni. Eccoci, bentornati dopo il bellissimo servizio realizzato dalla nostra redazione di AV News relativo a questi due ragazzi che hanno vissuto l'esperienza con il Perugia e con la Ternana. Ringraziamo ancora una volta quindi la redazione di AV News. Poi dopo seguiranno anche alcune immagini relative alla TUM, di cui dobbiamo parlare, di questa squadra che così sta facendo bene, che segue benissimo il nostro senatore Roberto Arcangeli. Questa sera, nel mentre noi stiamo registrando, si sta giocando la gara 2 per quanto riguarda la Sir Safety Conad contro Civitanova, dopo la vittoria quasi sperata in gara 1 proprio qualche giorno fa. Torniamo a parlare di Perugia però, Danilo, perché si diceva di sì alla Sir, facendo sì. I complimenti alla Sir e in particolare al presidente Sirci, sì. Perché il presidente Sirci qualche mese fa coraggiosamente ha smentito, è andato indietro alle sue scelte, ha mandato via l'allenatore che aveva preso a inizio stagione, Castellani. Argentino. Riprendendo l'allenatore che lui non aveva mai cacciato, perché Boban Kovac se n'era andato da solo ad allenare, per andare ad allenare la nazionale dell'Iran, prendendo un signor allenatore il quale i risultati si stanno vedendo adesso. Tocchiamo ferro, speriamo che noi non sappiamo il risultato. Non so che parallelismo potremmo fare, ma è meglio che no, io dico che sì, complimenti al presidente Sirci. E glieli facciamo di cuore, di gusto, insomma, perché comunque è una persona che negli ultimi anni sta facendo, insomma, ha riportato, risollevato le sorti della pallavolo in Umbria, ha riportato, insomma, Perugia, il nome di Perugia in giro per l'Italia, come è avvenuto per tanto tempo ai tempi appunto della Sirio con la pallavolo femminile e anche con il presidente Sciuppa ai tempi con la pallavolo maschile, quindi non possiamo che fargli i complimenti. Resto con te perché volevo aprire e chiudere, volevo fare il focus su un paio di giocatori che a mio avviso per motivi diversi, anche se ieri sera diciamo che se dovessimo stilare le pagelle magari ci troveremmo di fronte a due voti completamente diversi, sono Rosati e Ardemagni. Su Rosati abbiamo detto tanto, giustamente, cioè un giocatore, un portiere che ha portato grande esperienza, ha portato sicurezza, ha portato punti, ha portato anche sicuramente un modo di interpretare il ruolo che negli ultimi anni magari c'era mancato, però so che tu, insomma, diciamo, le uniche perplessità che magari all'inizio dell'anno c'erano su Rosati era nella gestione del ruolo fuori dai pali, perché tra i pali possiamo definirlo quasi impeccabile, fuori dai pali anche nelle precedenti esperienze, insomma, per chi aveva avuto modo di conoscerlo, era immersa qualche difficoltà che tu oggi puntualmente, insomma, hai sottolineato, perché mi sembra di capire che nella media errori, che non è altissima di Rosati, anzi quasi bassa, comunque la maggior parte di questi errori sono tutti dovuti a, diciamo, provengono da sì, mancate o errate uscite. C'è stato l'infortunio, chiamiamolo l'infortunio, di Latina Perugia, il primo gol, o il secondo, adesso non ricordo, sul calcio d'angolo segnò di testa un tappeto a Mari, se non sbaglio. E poi c'è stata l'uscita stavolta bassa con il Novara, che consegnò la palla all'attaccante del Novara, che segnò, eravamo sul 2-1 per il Novara e siglò il gol del 3-1. Ieri sera c'è stata questa, un'altra uscita un po'. Quindi, ci ha lasciato un pochino a desiderare. Stiamo cercando il pelo nell'uovo. Esatto, il pelo nell'uovo. Magari, ecco, a Rosati giustamente, perché poi Rosati ci ha fatto guadagnare tanti punti con le sue, perché tra i pali è un signor portiere. Non a prove del, perché il
il portiere che poi ha giocato il titolare l'anno scorso e che ha fatto parate decisive in parecchie partite, facendo due errori, due, in tutto il campionato, col Frosinone in casa e col Pescara, e purtroppo il giorno dello spareggio, non è stato perdonato niente. Che è Jan Koprivec. Che è Jan Koprivec. Però qui potremmo aprire una disputa abbastanza larga, insomma, potremmo rischiare di andare avanti all'infinito. Sostanzialmente queste due precisazioni tengono comunque a dire che Rosati è un valore aggiunto di questa squadra. Rosati sicuramente tra il dare e l'avere ha un conto positivo. Per molto positivo Rosati, quindi facciamo i complimenti a Rosati anche nella sera o all'indomani di una partita non positiva. Come credo, l'abbiamo detto all'inizio, sia giusto fare i complimenti a Matteo Ardemagni. Io sostanzialmente, l'avvocato prima ha detto che magari certe dichiarazioni forse sarebbe stato il caso di fare all'interno degli spogliatoi, nel contesto magari di una segreta stanza, magari faccia a faccia tra i giocatori all'indomani. Credo che Matteo Ardemagni abbia sin qui ricevuto molto meno di quello che ha dato. Da un punto di vista sportivo il suo bilancio è abbastanza diciamo positivo, perché per quello che è riuscito ad avere dalla squadra in termini di occasioni, un attaccante che si trova a 7 giornate dalla fine, credo che lui sia ancora oggi uno degli ultimi attacchi per gol realizzati, riesce comunque a realizzare 11 gol, e di questi 11 gol poi magari faremo con Danilo Tereschini anche una rubrica su Sport Perugia. Credo che molti di questi siano stati gol che hanno comunque contribuito a portare vittorie, perché penso, a parte il gol di Cesena da cui poi è scaturita una sconfitta, tutto il resto sono gol o che hanno fruttato punti, come quelli di ieri sera, un punto a Salerno portano un punto, se no sono stati con Livorno, con Lanciano, a Terni, il derby. Quindi parliamo di un giocatore che, al di là di quello che ha fatto quest'estate, che più volte abbiamo detto tutto quanto, è stato a mio avviso trattato molto male, sia da un punto di vista, diciamo, dell'ambiente, perché negli ultimi tempi che ha frequentato il Curi e non solo ha sentito i rumors rumoreggiare nei confronti di questo ragazzo, ma anche, credo, soprattutto da parte della società, perché adesso è facile dire abbiamo preso Bianchi perché volevamo stimolare Ardemagni. Sappiamo benissimo che Ardemagni a gennaio era con un piede e mezzo fuori dalla sede del Perugia, che è rimasto a Perugia solo ed esclusivamente perché Lentella ha avuto la brillante idea, anche positiva, di prendere Samuel Di Carmine, quindi Ardemagni è rimasto lì. Non so se magari alla fine dell'anno, con i fotogrammi dei gol di Ardemagni, ci si faranno anche qualche bella t-shirt da vendere ai tifosi, questo non lo so. Probabilmente una tifosa noi la conosciamo che sicuramente la comprerà, la maglietta con i fotogrammi di Ardemagni. Però resta il fatto che questo ragazzo veramente ha ricevuto, ma molto molto meno di quello che ha dato in termini umani e anche da un punto di vista sportivo. Danilo, basta, tutti gli altri. Basta vedere lo score di Ardemagni a Perugia. Ha fatto 17 gol in una stagione e un quarto, segnando due o tre gol su rigore, adesso sicuramente due, forse tre. Gli altri tutti su azione. Quest'anno ne ha fatti 11 con una squadra che non era certo votata all'attacco, non era una squadra che giocava per il centravanti come spesso succede in altre squadre, e in 29 presenze, delle quali quasi la metà, 8 subentri e 5 volte è stato sostituito. Credo che sia una media ottimale. E oltretutto, anche qui non voglio continuare a mettere il dito sulla piaga, ma lo devo dire. Ieri sera, tra le tante amenità dette dall'allenatore prima e dopo la partita, ho sentito che, anzi queste prima, che avrebbe giocato Ardemagni perché stava in condizioni migliore di Rossi, perché Rossi era di fermo Bianchi. E di Bianchi, scusa, perché Bianchi era fermo da un mese. Ora Bianchi mi risulta che con l'Ascoli abbia giocato il secondo tempo. Proprio al posto di Ardemagni. Si è entrato Bianchi, mentre Ardemagni continuava a scaldarsi. Allora delle due l'una, se Bianchi non era pronto per Brescia, non era pronto neanche per la partita con l'Ascoli. E visto che Ardemagni era in panchina e ha fatto il riscaldamento insieme a Bianchi, perché non ha fatto giocare Ardemagni con l'Ascoli? Ai posteri l'ardua sentenza. Avvocato Laurenzi su Ardemagni. Io quello che ti ho detto, quello che penso te l'ho detto prima.
Io quando nella puntata, una puntata di gennaio, tu portassi la notizia che Ardemagni poteva essere tra i partenti, mi ricordo che io commentai, beh, se il Perugia vuole vendere il suo capocannoniere, cioè, qui veramente il mondo si rovescia. Certo. Quindi, ripeto, a me non mi sono piaciuti gli atteggiamenti. Capisco la grande frustrazione di avere una serata di grazia, segnare due gol, quasi tre, e non riportare a casa i tre punti. Però sei un professionista. E non sei nemmeno di 19 anni, non c'ha nemmeno 19 anni, perché comunque sei un professionista e secondo me certi atteggiamenti un professionista in Serie B non se li può permettere. Stracciare la maglia, ripeto, capisco la frustrazione, che era quella che provavamo tutti, però diciamo che dovrebbe far parlare il campo, come ha fatto ieri sera, perché ieri sera Ardemagni, se si fermava... Ma chissà che poi magari a fine stagione Ardemagni non parli anche, ci racconti qualcosa che ti potrebbe far anche ricredere su quello che sta dicendo adesso. Ma no, non mi può far ricredere, perché qualsiasi diversa. Cosa gli sia stata fatta, certe affermazioni, questa squadra ha bisogno di attributi, eccetera, eccetera, secondo il mio modo di vedere vanno fatte all'interno delle quattro mura dello spogliatoio. Mi ricordo male io... Ritorno a parlare di Serie A, visto che voi siete tutti juventini. Ricordo male io o all'indomani della partita della sconfitta della Juve a Sassuolo, o Buffon o qualcun altro fece Buffon, campione del mondo, che ha vinto 6 scudetti, senatore della squadra, ma nella Juventus, capitano Ardemagni, vice capitano del Perugia. E nella attualmente io non penso che l'avesse, non penso nemmeno Comotto che si può. In una squadra che si sarebbe permesso di fare una cosa del genere, leader, però, secondo me, perché il Perugia non ha dei leader. Ma non si diventa leader così, si diventa leader facendo le partite come quella di ieri sera. Quella è una partita che ti fa diventare leader. Non si diventa leader andando davanti ai microfoni a dire quelle cose. Ma questo è il mio pensiero. Assolutamente, rispettabilissimo. Assessore Vinti, ti vuoi inserire in questa. Sì, no, io penso che già mi sono espresso prima. Io credo che noi dobbiamo, come perugini, avere la forza di valorizzare i nostri punti di qualità e evitare scivoloni, perché ci pensa il mondo a farci dare le musate. Ce la fa dare oggi uno dei più popolari e diffusi e autorevoli quotidiani britannici, The Guardian, che nel putiferio in cui si è cacciato Cameron, che sarebbe il premier inglese, dice che l'Inghilterra non deve fare la fine di Perugia del 1400. Non lo dico io, lo dice The Guardian. E cioè una città lacerata dalla lotta tra le famiglie che puntavano solo ad arricchirsi e a non pensare al bene comune. Gli inglesi dicono, questo, non so se questo giornalista è venuto a Perugia, ha mangiato male, ce la fa scontare in questa maniera così pesante, che gli avevamo fatto le male, faccio un editoriale, Perugia, che è chiaro? Dice l'Inghilterra non deve fare la fine di Perugia. Del 1400. Del 1400, certo. Famoso. 1416, Perugia. No, 1400, dice, no, 1416. Sì, no, ma il 1400 è la signoria, è chiaro? Cioè, tutto il mondo sa che è stato un periodo che non va festeggiato, ma contrariamente a noi... Ma nel 1400 i cuccardini c'erano. I cuccardini ci sono sempre stati, purtroppo. Ma sicuramente Ardemagni non è un cuccardino. Ardemagni è il centravanti del Perugia, che è quello che ha mantenuto a galla questa squadra, nonostante che io non riesco ancora a capire attraverso quale meccanismo psicologico qualcuno pensava di farlo fuori, di metterci qualcun altro. Già gli avevano detto che doveva andare via. Per fortuna, come l'hai ricordato tu, è arrivato Lentinella che ha preso Di Carmine, che era comunque... No, gli era stato detto, testuali parole, che il presidente lo riteneva incedibile, ma l'allenatore non lo vedeva.
E allora, poi cioè, dopo la situazione va bene. Va bene, queste le dicono, pensano che siamo cuccardini e ci raccontano queste cose, ma noi, voglio dire, abbiamo un minimo di capacità di lettura della realtà e al di là del fatto che al nostro collega senatore le frasi di Ardemagni in un momento di sconforto e di frustrazione possono essere apparse non idonee a quel momento, insomma Ardemagni ha fatto una signora partita. È una punta che è stata sacrificata a un gioco a modello pallonate al quale ha saputo rispondere come ha potuto rispondere un giocatore di qualità che per stare a Perugia si è ridotto lo stipendio, che gli è stato montato attorno anche un clima non positivo e che replica con le doppiette fuori casa. Ecco, io credo che Ardemagni, anche se a giudizio del nostro senatore avvocato avesse compiuto un peccato veniale con certe dichiarazioni che secondo me poi adesso senza stare troppo a enfatizzarle ci stanno quando succede che fai una doppietta io ho premesso che nel contenuto mi trova d'accordo sì, in sì, quello no, che adesso, ha detto, ma io ho detto è un peccato veniale ho detto non è che resta l'attaccante più affidabile che c'ha il Perugia oggi. Dopodiché è noto che Parigini è in campione, ma se è infortunato. Che Aguirre è sicuramente buono, perché l'ha dimostrato anche ieri. Che avevamo inquadrato bene Aguirre per gli assist, fenomenale, forse un po' meno. Ma poi, tra l'altro, ieri sera c'è stata la dimostrazione, quello che ci ha detto più di una volta il nostro mister Flamini. Cioè, se con Ardemagni si gioca palla bassa in velocità, Ardemagni diventa pericoloso. Se le palle cominciano a dargli palle per ma io tutti credo i versi, che lì troverebbe difficoltà anche Caracciolo con le palle che ha dovuto gestire Ardemagni nella prima parte di stagione. Credo, ma. Sì, ma penso tutti sarebbero in difficoltà. Detto che Ardemagni non è un cuccardino, caro presidente Antonini. Ardemagni sotto il lato sportivo ha fatto molto, nonostante che non sia stato messo nelle condizioni di poter esprimere totalmente quelle che sono le sue caratteristiche per il gioco della squadra, per la fiducia qualche volta che veniva a mancare, eccetera. Però mi dovete permettere che per quanto riguarda ieri sera io la penso assolutamente come l'avvocato Laurenzi. Benissimo. Cioè le maglie non si strappano e le dichiarazioni si fanno dentro i spogliatoi spaccando i vetri, le porte, le seggiole e tutto quello che trovi che c'è. Poi quello che ha detto è la verità, ma lì forse, non essendo, come ricordavate prima, né buffo. Bentornati per la parte che abbiamo. Quest'anno l'Avellino sicuramente ormai non è, è tagliato fuori, a Perugia è rimasta proprio qualche piccolo barlume di terra. L'Avellino ha praticamente si è dato un po' la zappa sui piedi, già nel mercato di gennaio cedendo uno dei giocatori più rappresentativi, Trotta, al Sassuolo e ha fatto cassa, però non l'ha rimpiazzato. Mi sembra rimasto, che anche la cura Marcolin non stia. E soprattutto quattro domeniche fa ha cambiato allenatore, perché con Tessera, al di là dei risultati, comunque l'Avellino si era sempre mantenuto a ottavo, nono, insomma, quella posizione di poter sperare. E però dal fare Trotta aveva creato una frattura tra allenatore e presidente e dal mercato di gennaio alla fine è stato mandato via non appena fatto una serie di risultati negativi. Ma è arrivato Marcolin, scelta molto opinabile, soprattutto dalla piazza Irpina, che è decisamente in fermento. Marcolin ha fatto un punto con il Crotone nella prima partita e poi ne ha perse tre consecutive, di cui se non sbaglio due in casa. Speriamo che non si rianimi a Perugia. Sono andati in ritiro subito dopo la partita, persa o il giorno dopo, persa in casa
venerdì sera col Pescara, una squadra che potenzialmente c'ha un buon attacco, però con l'orfano da quando è andato via Trotta l'attacco si è un po' perso, perché Castaldo ha patito molto i 3 mesi di squalifica, è entrato in ritardo e non sta ripetendo le belle prestazioni nonostante il gol di venerdì scorso. Addirittura è stato anche molto polemico con il pubblico, dopo aver segnato si è portato le mani vicino alle orecchie, è stato un po' contestato. Tavano, 38 anni, sembrava dovesse essere l'oggetto del desiderio, invece ormai è avviato sulla via del tramonto. E sta facendo bene Mukulu, che il belga di origine congolese, se non sbaglio, ha fatto diversi gol e è diventato ormai titolare inamovibile, anche se Marcolin lo aveva lasciato fuori un paio di partite e questo aveva scatenato ancora di più la piazza. A centrocampo c'è un ragazzo sempre di origine belga, Bastien, molto interessante. Dietro, onestamente, a parte il portiere Frattali, che sta facendo ormai, c'era anche l'anno scorso, un buon campionato, dietro lascia molto a desiderare, l'abbiamo visto anche all'andata, nonostante il loro vantaggio riuscimmo a ribaltare la partita. E col gol di Parigini fu emblematico, una palla che attraversò quasi un tiro sbagliato che attraversò un po' tutta la difesa irpina e Parigini si inserì sul secondo partita palo. Mi pare di capire, tutta da interpretare, difficile valutazione. Sì, non so, Marcolin dice che a lui piace molto il 4-3-3, certo, se è un 4-3 offensivo farebbe al caso nostro, però ci credo poco che dopo 3 sconfitte venga qui a fare la partita, anche perché un'altra sconfitta lo metterebbe veramente forse in discussione. In gran difficoltà. E quindi è una partita un po' indecifrabile. Speriamo che il Perugia, finalmente, i 3 punti sono non necessari, sono fondamentali e soprattutto se sono accompagnati da una parvenza di gioco offensivo non sarebbe male. Non sarebbe male. Grazie Danilo, adesso ci alterniamo. Presidente Antonini. Ha detto tutto Danilo. Allora basta. Chiuso. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Roberto Arcangeli. Credo che anche se mancano poche partite, il tentativo di fare una partita autorevole è dovuto per i tifosi, per la gente che verrà allo stadio. Quindi il tentativo di farci vedere una bella partita e di cercare di vincerla, perché a 7 giornate dalla fine, anche se le speranze sono legate a numeri esigui per come ce la racconta Danilo, vorrei che ancora qualcuno andasse allo stadio con la speranza di rimanere aggrappati, con la voglia e la speranza di rimanere aggrappati a un sogno. Avvocato Larenzi, l'ottimista? Su. Vabbè. Forza, dai forza. Ragazzi, proviamoci. Diamo forza. Seguito all'appello del Presidente Santopadre. Stefano Vinti, a te la conclusione. 2 cose rapidissime. Sì. La prima, mi giunge voce che il nostro amico Riccardone Marioni, che salutiamo molto affettuosamente e calorosamente, si lamenta con il nostro editore, l'intrepido Francesco Mancini, di Gala Sport, sul taglio della nostra trasmissione. Non ci voglio credere, non posso immaginare che... Ce l'hai venuta a dire anche qui. Riccardo Marioni, un conto se ce lo dice in faccia, un conto se faceva lamentare con l'editore, pertanto mi sembrano voci del tutto infondate. Quindi Mancini alla varicella potrebbe aver... Capito? Su Riccardone. L'altra questione, molto rapidamente, è che sabato tutti al Curi a tifare il Perugia perché deve vincere con l'Avellino, e domenica c'è il referendum. Tutti a votare. Non vi dico di votare sì, ma vi dico andate a votare, perché è un impegno civico che siamo chiamati su una scelta che è ecologica rispetto al mare molto importante, e ancora importantissima è su quale politica energetica un grande paese come l'Italia deve adottare. Detto questo, mi sembra che non ci sia altro da aggiungere. La TUM?
E la TUM, ci sarebbe da fare un discorso un po' lungo. Abbiamo anche le immagini, eh? Dobbiamo da fare un discorso un po' lungo. È successa una cosa strana che mi hanno evidenziato. La cosa strana è che Bologna, nel girone dove sta giocando attualmente la TUM, ha due società e la federazione approva già da questo momento della stagione, dove tutte le squadre sono impegnate per raggiungere i propri obiettivi, la riunificazione delle due squadre di Bologna. Tanto bene, una è terza e se la sta giocando contro Perugia, l'opportunità di andare ai playoff. Quindi mi sembra una cosa abbastanza giocata male da parte della federazione della pallavolo all'italiana, come dici giustamente, perché hanno già approvato praticamente la fusione fra le due società di Bologna. Tra l'altro adesso non so com'è andato il risultato, ma c'era proprio il derby, e i derby a Bologna, se uno si dovesse ricordare i vecchi derby del basket fra Fortitudo e Virtus, non erano certo delle partite accomodanti. Quindi è successa questa cosa che i dirigenti della TUM hanno voluto evidenziare, che è una cosa che mi dispiace molto, perché le ragazze, dopo un'autorevole partita, quella di sabato, che hanno vinto 3-0 contro Pescara, mi sembra lanciatissime per raggiungere l'obiettivo finale. Facciamo quindi gli in bocca al lupo alla TUM Perugia, come facciamo i complimenti alla 3M Pucci Ufficio Perugia, squadra di B2 che ha ottenuto la salvezza con 4 giornate d'anticipo nel girone umbro toscano e parte anche della Romagna. Quindi complimenti a coach Brighini, al presidente Mastroforte, al direttore sportivo Mario Salibra, a tutta la squadra. Come dobbiamo fare chiaramente i complimenti alla SIR? Non so se alla SIR approfitto, perché è chiaro che noi siamo... Sì. Registrata, però ha vinto il primo set 30-28 e conduce il secondo 11-8. Mi sembra una partita abbastanza equilibrata, quindi ci sarà da sudare anche questa sera. Grazie a tutti, grazie a Ettore Pedini che ci ha ospitato qui alla Central Car, concessione a Kia, Citroen e Jeep per Perugia, provincia ed anche a Terni. Grazie a Nino Tedeschini, buonanotte a Gianluca Laurenzi, grazie, a Stefano buonanotte. Vinti, ad Alessandro Antonini e a Roberto Arcangeli. Grazie alla nostra Elena Saltafusi per i suoi contributi fotografici sempre preziosi, perché ci piace vederci nelle foto, nelle nostre pagine Facebook, dove imperversano i mi piace, i commenti e tutto quello che può accadere il giorno successivo. Grazie a Nicola Torrini, a Giorgio Palazzola alle camere, a Francesco Brunetti in regia. Salutiamo Mancini a casa con la varicella, ma si riprenderà sicuramente presto per l'appuntamento, un nuovo appuntamento di Gala Sport. Non vi resta che attendere, segnatevelo, mercoledì prossimo, perché martedì sera gioca il Perugia. Gala Sport entra in onda.